Amici della box, buonasera, siamo a Beverino, ritorniamo dopo un anno nella zona del paese, di questo paese che ha fatto oggi una grande sagra. Vediamo molta gente intorno al ring dove vedremo 8 incontri e ci gusteremo per quanto riguarda la box, per quanto riguarda i nostri ragazzi, questi atleti che si disputano così nella disfida la loro superiorità sempre sportiva. Oggi è Pasquetta e una giornata, la prima giornata fuori porta, insomma, la giornata dove tutti stanno all'aperto, non è dei migliori. Il sole va e viene, un po' di coperto, comunque molta gente intorno. Il tavolo delle maestranze è pronto, ha stilato i certificati, ha verificato le possibilità degli atleti che saliranno sul ring e ora attendiamo la partenza. Organizza la pugilistica spezzina come l'anno scorso abbiamo assistito a una bellissima riunione e quest'anno penso che arriveremo lo stesso a soddisfarci in questa giornata. Signori e signori, buonasera e benvenuti a tutti. Ed ecco, volevo dire grazie Beverino, mamma mia come sei diventata bella, complimenti per la struttura, io sono tantissimi anni che non venivo, è bellissima. Adesso sapete cosa dovete fare? Pregare per questa nuvolotta qui di fantozzi con la speranza che si sposti via, ok? Allora, la pugilistica spezzina in concorso con la Little Box e la collaborazione del comune di Beverino e dello sportivissimo Andrea Costa è lieta di offrirvi un pomeriggio di sport e solidarietà. Ringraziamo la sezione di Genova dei giudici arbitri, i signori Rutigliani, signor Ronzini, signor Aria, signor Appollaro, commissario di riunione il signor Franco Attolini, medico di riunione dottoressa Silvana Delfino, cronometristi sezione della Spezia, i signori Sandro Giannini e Maurizio Zinani. Ringraziamo altresì la Croce Bianca di Beverino. A noi tutti buon divertimento. Ed ecco così, dopo la presentazione di Bianchi, di Nando, del nostro amico Nando, siamo pronti a vedere sul ring la prima di sfida che vedrà salire in prima competizione Roggi Gabriele contro Lassi Simone. Roggi Gabriele della pugilistica spezzina, Lassi Simone della pugilistica pratese. Sono Iut. Primo incontro della serata sulla distanza delle tre riprese di 3 minuti ciascuna. Chilogrammi 60. Angolo blu. Pugilistica pratese, Lassi Simone. Ed ecco Lassi Simone in questo momento inquadrato. Si prepara. Viene inserito il caschetto e qua arbitra il signor Aria Amin. Angolo rosso per la pugilistica spezzina, Gabriele Roggi. Ed ecco Gabriele Roggi, lo ripeto, incontro sulla distanza di 3 riprese di 3 minuti ciascuna. Facciamo un bel applauso che così si scaldano un po', che non è col caldafoso. Grazie! E poi facciamo anche un applauso al nostro cameraman lassù che ci segue sempre. Chiamata dei due avversari, diciamo la prima coppia, e ora il via a questo primo match. 3 riprese, 3 minuti ciascuna,
attendiamo il gong di inizio per avere così le prime. Ed eccolo. La prima ripresa. Prima ripresa molto tirata, perché in questa ripresa c'è sempre un po' uno studio ambo le parti e un po' gli indirizzi dei allenatori che sono all'angolo. Rogi sta cominciando a infilare qualche punto, un 1-2, riesce ad avere una buona penetrazione, Lassi cerca di ripararsi sui colpi, ancora 1-2 di Rogi, Lassi ancora un attimo di titubanza, ma sta preparandosi, studiando anche lui e capendo l'avversario che in questo momento si trova davanti. Un bello scambio di colpi, ambo le parti. Rogi momentaneamente ha fatto un buon cammino e lo abbiamo visto, nasce l'anno scorso insomma, e ha fatto veramente un buon cammino, si è portato a questi livelli grazie all'allenamento che Bertolini, Costa gli portano come Gabri al centro del ring. Cerca di tenere Lassi sotto pressione, due ganci larghi. Lassi risponde in questo momento. Sentiamo anche il bordo ring che incita e sono cose che ci fanno piacere in quanto dimostrano l'interesse di questo sport che sta ritornando fra di noi, genuino, fresco, con questi ragazzi e con la nuova voglia di essere sul ring. Un ring molto importante per tutti quanti, per noi che vediamo e per i ragazzi che sono in disputa. 1-2 di Rogi, ancora Rogi in fila. Speriamo che il sole venga e ci dia più. Ancora Rogi, buono. Ancora Lassi, si cerca di difendersi. Rogi ha ancora una buona distanza. Viene ancora Rogi che un primo round dove abbiamo visto Rogi. Le preghiere hanno funzionato, la nuvoletta di Fantossiana si è allontanata. E vediamo così il sole. Ricorda a tutti, per chi volesse un po' di generosità, c'è la raccolta fondi pro alluvione. Anche oggi si adopera questa manifestazione anche un po' per quello che è accaduto in questi paesi, Vernazza, Brugnato, Rocchetta, Pignone, che sono stati devastati dall'alluvione di ottobre e sono ancora veramente in ginocchio e tutti stanno... Passato il minuto dell'angolo, si ritorna al quadrato. Il sole è la seconda ripresa. È sul quadrato, illumina i ragazzi. Li abbiamo ancora benissimo. I suggerimenti, bravo, benissimo. Lassi cerca di difendersi, Rogi ha una buona padronanza del ring, ha messo alle corde Lassi riesce ad uscire, buona la box di Brogi, Lassi ci sembra leggermente, forse ha qualche
qualche incontro in meno. 60 kg ancora Rosi che penetra l'avversario. Bravo Rosi, mette all'angolo il Lassi. Vediamo quanta tecnica viene adoperata da questi ragazzi. E quando a volte si è letto sui giornali di questa grande violenza del pugilato, anche Lassi in questo momento è riuscito a passare qualche colpo a Rogi. Break. All'angolo. Ha chiamato il naso sicuramente, magari un colpo d'incontro, ha pulito il, ancora Rogi attacca, ha visto che l'avversario può essere facilmente domato e controllato. In questo momento c'è l'arguzia di chi sta e sa stare sul ring, spiazza l'avversario, ancora 1-2 di Rogi, ancora 1-2, cerca di entrare molto, ora il Lassi si sta difendendo, cerca di entrare 1-2 dal Lassi, uno scambio di corse anche generoso questo ragazzo. Malgrado tutto, vediamo ancora Rogi, entra veramente questo 1-2 ancora, penetra nella guardia di Lassi e onestamente dobbiamo dire che questo ragazzo ha veramente fatto buon cammino. Speriamo di vedere, di ricordarselo fra un po' in qualche incontro più importante. Consideriamo che sono giovani, 15 anni. E onestamente fanno già anche troppo, perché la tecnica che stanno adoperando è molto alta. La scuola pratese è una bella scuola e onestamente abbiamo visto dei begli incontri. Ancora Rogi che sta entrando fortemente nella guardia di Lassi. Gabri è deciso in questo momento di risolvere il match. Ancora il Lassi al naso, che ora c'è la dottoressa e vedrà se è il caso di dare consenso negativo o positivo, perché oggi come oggi bisogna stare attenti per queste. C'è molta prevenzione, dobbiamo dire che è anche giusto, perché la prevenzione fa parte della salute di questi ragazzi, malgrado tutto si devono incontrare ma non ferirsi nella maniera più brutta. Ridà il via, il consenso, può riprendere l'incontro, benissimo. Box. Finisce la seconda ripresa, dobbiamo dire che in questa ripresa il Rogi Gabriele ha avuto una buona penetrazione nell'avversario e sta portandosi dei buoni punti a suo favore. Riparte. Terza ed ultima ripresa. Terza ripresa, vediamo Rogi che in questo momento si mette benissimo, molta, ancora Rogi, Lassi cerca di trovare una via per arrivare alla Rogi e Rogi in netta prevalenza su Lassi. Lassi comunque accetta la bagarre, scambi di colpi, ancora buono 1-2, un gancio volante,
da parte del Roggi, e molto probabilmente ha un po' di timore, lo teme, magari sa che è un ragazzo che ha già avuto una buona nomea, e logicamente anche i ragazzi si informano chi devono incontrare, chi è, insomma, perlomeno poi vedono ancora 3 minuti ogni ripresa, sono 9 minuti in tutto, più 3 minuti fra ancora Roggi attacca e entra nel bersaglio, molto veloce ancora sul bersaglio. Lassi non riesce ancora Roggi che continua a battere. Siamo nell'ultima ripresa, siamo il sole illumina in maniera eccezionale il bellissimo questo gancio volante, una penetrazione, 1-2 e via, passo indietro veloce, scappa, colpisce e cerca di levarsi dall'impasse, e aumenta il sole, bellissima ripresa, sentiamo l'entusiasmo delle persone che sono intorno al ring, siamo ormai agli ultimi minuti di questo match e così vedremo terminare la bagarre. Ancora Lassi comunque riesce a portare qualche colpo, ora c'è un po' di imbroglio e insomma questi sono i momenti di stanchezza, momenti di prevalenza alla tenuta, e chi ce n'ha di più vince e può avere anche la meglio, insomma. Ancora Roggi attacca in maniera tremenda in questo momento, vediamo, e qui termina la terza ripresa. Applausi per i ragazzi, molto bene, un grazie a tutti e due per il contributo che hanno dato a noi come spettatori. Attenzione, prego, ai punti vince Gabriele Roggi. E Roggi si aggiudica la ripresa, dobbiamo dire veramente che se l'è meritata e dobbiamo anche complimentarci con questo ragazzo perché secondo incontro della serata Elite terza serie chilogrammi 69, incontro sulla distanza di 3 riprese di 3 minuti ciascuna.